Maestro, vuoi presentarti, dirci qualcosa di te? Sì, diciamo, io ho cominciato a fare il Tai Chi 10 anni fa, nel 2006. In realtà io non mi ero mai interessato di arti marziali, per cui ho cominciato questa cosa molto tardi. L'ho cominciato essenzialmente perché avevo mal di schiena. Quindi avevo sentito parlare all'epoca del Tai Chi come di una ginnastica per vecchie, una ginnastica dolce, una cosa molto molto morbida. Ho detto provo anch'io. A questo punto ho l'enorme fortuna di conoscere un ottimo maestro, il maestro Ligorio, che ha saputo farmi intuire che dietro a questi movimenti molto lenti, molto fluidi, in realtà c'era un mare di scienza, di cultura, di storia antica enormemente vasto. Alla fine quindi ho continuato gli studi con lui, ho seguito poi i corsi come istruttore e sono andato avanti nella formazione. Negli anni successivi ho poi lavorato anche con il maestro Flavio Daniele, soprattutto per il Nèigōng e Qìgōng, e poi attualmente sono anche allievo privato e diretto del maestro Shin De Wang, sempre per il Qigong e per il Taijiquan. Taijiquan. Cosa ci puoi dire rispetto al nome di questa disciplina? Il nome significa letteralmente combattimento della suprema polarità. Tai Chi significa suprema polarità, cioè i due poli, yin e yang. Diciamo che si verifica la suprema polarità quando noi abbiamo i due poli yin e yang che sono perfettamente in armonia fra di loro. Quindi il termine Tai Chi, diciamo, indica proprio l'equilibrio massimo fra due situazioni contrapposte. Quindi il tipo di equilibrio che noi dobbiamo avere nella vita sempre, avere l'equilibrio tra l'ira e l'arrendevolezza, tra la velocità e la lentezza sul lavoro, tra la capacità di ascoltare e di parlare. È proprio questo, Tai Chi uguale somma polarità, cioè yin e yang che sono in perfetto equilibrio fra di loro, quindi non sono sempre mischiati, diciamo, al 50% come nella sfera biancanera, diciamo, il Taijiquan, ma sono, a volte può essere giusto avere più yin, a volte è corretto avere più yang. L'importante è che in ogni situazione della vita noi riusciamo ad identificare qual è in quel momento la somma polarità, cioè il giusto punto intermedio fra quelle che potrebbero essere le situazioni estreme che sono sempre sbagliate. Ci puoi dire rispetto all'utilità attuale di una disciplina come il Taijiquan? Beh, ovviamente il Taijiquan nasce anticamente come arte marziale. L'arte marziale dove però si studia soprattutto la precisione del corpo e l'equilibrio del corpo. Questo implica che comporta un grosso studio sull'equilibrio. L'equilibrio quindi è una cosa che non ci serve soltanto sul tatami, è una cosa che ci serve poi nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, nella famiglia. L'equilibrio che studiamo prima nelle forme a mani nude e studiamo poi nelle forme anche applicate alle armi, quindi facciamo poi delle forme col ventaglio, con la spada, con la doppia spada, col bastone. Quindi per ognuna di queste forme qui in pratica noi andiamo ad aggiungere dei pesi aggiuntivi sugli arti, è come se il nostro corpo si estendesse con quest'arma e quindi cambia tutto il senso dell'equilibrio e il senso della forza che possiamo portare non solo sul corpo ma anche fuori del corpo, sull'arma e nello spazio circostante. l'aspetto più importante sia quello che ci consente di riappropriarci del proprio corpo. È proprio perché lavoriamo sull'equilibrio e sulla lentezza, noi andiamo a scoprire che certe cose che facciamo tutti i giorni le facciamo male da sempre, come per esempio noi respiriamo da sempre, camminiamo da sempre, magari facciamo qualche volta un salto, facciamo una corsa, noi molto spesso li facciamo male senza avere la coscienza del nostro corpo, senza avere la coscienza di tutte quelle parti, muscoli, ossa, tendini che intervengono in questo. Andando a studiare questi movimenti in modo molto lento, in modo molto intenso, curando molto l'equilibrio, siamo costretti a andare a riusare tutta quella parte del corpo che non usiamo solitamente, quindi la parte più nascosta, per esempio gli organi interni, per esempio i muscoli profondi della schiena, tutte quelle parti, quei muscoli che non vediamo con gli occhi e di quelli tendiamo un pochino a perdere la coscienza. Diciamo che in certo senso il Tàijiquan viene chiamato anche lo yoga cinese, senza appunto che questa estrema cura alle posture, al movimento lento, ad ogni posizione di ogni piccolo pezzettino del corpo. Da questo nasce poi l'energia totale del corpo, perché appunto evitiamo ogni spreco, magari continuiamo a camminare come camminavamo prima, ma una volta che sappiamo mettere il piede bene, distendere bene la gamba, prendere bene il respiro mentre facciamo il passo, ci stancheremo di meno, ma anche a camminare mentre andiamo a scuola, all'ufficio per esempio. Cos'è per te il Tai Chi? Cosa rappresenta per te? Il Tai Chi per me rappresenta diventare finalmente padrone del tuo corpo, della tua mente, del tuo cuore, del tuo sé totale. Non più essere separato come siamo nella vita di tutti i giorni, ma diventare un tutt'uno con te stesso, con la realtà, con il mondo che ti circonda. Io per esempio ho sempre avuto il problema della balbuzia che continuo ad avere tuttora. Però veramente le persone che mi hanno conosciuto 10 anni fa e che mi sentono parlare oggi dopo 10 anni di Tai Chi dicono ecco il Tai Chi ha fatto questo. Io oggi parlo qui davanti a te, faccio fatica ma lo faccio. 10 anni fa non avrei potuto farlo. Questo è un caso strettamente personale, poi ognuno di noi potrà trovare la sua via, il suo problema che può essere affrontato da questo essere di più nel suo corpo, in se stesso. Ti sentiresti di dare un consiglio ad eventuali persone che avrebbero piacere di interessarsi e intraprendere la pratica di questa disciplina? Il consiglio può solo essere provate, le prove sono sempre gratuite nella nostra palestra come nelle altre, è una pratica che all'inizio non comporta grosse spese perché non devi comprare attrezzature particolari, vestiti particolari. È una pratica che all'inizio specialmente è molto morbida, molto fluida, per cui può essere accessibile a tutti, quindi sia ai bimbi, sia agli adulti, sia anche a persone anche parecchio anziane. Per cui semplicemente provate. Grazie mille maestro. Grazie a te.